stiamo allargando la rete in modo che nel corso del mese di aprile tutte le varie attività, tutte le varie competenze possano essere sfruttate al meglio per vaccinare il più possibile. Quando arriveranno i vaccini in maniera E questo consistente? dobbiamo chiederlo al Presidente del Consiglio e al generale che è il grande manager della gestione dei vaccini, ma mi pare che siano molto ben determinati anche a livello europeo, forse stiamo facendo sentire più la nostra voce rispetto a prima, quindi io credo che dopo Pasqua la situazione dovrebbe sensibilmente migliorare. Adesso siamo concentrati perché vogliamo concludere il prima possibile la vaccinazione degli over 80. Ci siamo dati dei traguardi molto ambiziosi che intendiamo rispettare, quindi fra Pasqua e la settimana successiva a quella di Pasqua vorremmo davvero concludere almeno la prima vaccinazione per tutti gli over 80, anche recuperando quei problemi che ci sono stati fino ad oggi. Quindi da metà aprile in poi quella massiva potrebbe essere una data. Beh sì, lì si tratterà di capire quando arriveranno i vaccini. Noi ci prepariamo dai primi di aprile anche facendo la vaccinazione agli over 80 in modo più sostanzioso rispetto ad oggi, per essere poi pronti a quando ci sarà quella massiva. E le strutture con i medici di base già attivate proseguiranno anche in quella fase? Assolutamente sì. Ieri abbiamo avuto un collegamento proprio con tutti i rappresentanti dei medici di base, il rappresentante dell'ordine dei medici anche di questa provincia, ho parlato anche con loro, ho trovato grande sensibilità, ho sentito delle parole anche molto belle che non ho sentito da qualche altra parte, codice deontologico, doveri di intervenire, insomma, una apertura a quello che deve essere anche il significato di questa operazione di vaccinazione, no? Un grande lavoro di squadra di tutta la regione che deve aiutare e aiutarsi per vaccinare tutti. Palataurus e poi l'Ariofiere, Sì, corretto? Due punti sì. importanti per la provincia lecchese, che ruolo Beh, giocheranno? credo che per la massiva giocheranno dei ruoli molto importanti. Oggi con la vaccinazione degli over 80, nei limiti del possibile andiamo a cercare di vaccinarli vicino a casa. Non sempre ci siamo riusciti per problemi organizzativi, però ovviamente l'obiettivo era quello. Con la vaccinazione massiva saranno i cittadini che dovranno avvicinarsi ai grandi centri dove vaccineremo tutti. Arrivederci, grazie, buon Grazie. lavoro. La conferma migliore per la città di Lecco è il Palataurus. È stato pubblicato questa mattina proprio il decreto di Regione Lombardia che include Palataurus tra gli spazi vaccinali con 15 linee. Quindi 15 linee vaccinali sono tra le più grosse, insomma, che Quindi sono. vuol dire quanti al giorno a occhio? Potremmo arrivare a 1.800 vaccini Solo al al giorno a Palataurus. pieno regime. Al Palataurus parliamo delle vaccinazioni di massa, quindi la cosiddetta fase 2. La fase 1, che è quella attualmente in corso per gli over 80, potrebbe in parte essere reindirizzata al Palataurus se ci fossero delle esigenze da parte dell'ospedale. Quindi i lecchesi andranno più che altro al Palataurus e meno all'Ariofiere, come si pensava? Sì, i lecchesi nel complesso, nella provincia, in realtà avranno altre sedi vaccinali che sono incluse nel medesimo decreto della Regione Lombardia, che sono in Valsassina, la zona della Fornace, a Mandello, a Palazzetto dello Sport, che è il più grosso centro perché avrà ben 22 linee vaccinali, 18 sono previste all'Ariofiere, poi altri nuclei più leggeri a Tecnoprobe, quindi quell'azienda che ha messo a disposizione i suoi locali, e poi altri spazi, la palestra di Molteno, quindi ci saranno una serie di possibilità in più per il nostro territorio. Che medici verranno impiegati nei grossi centri di massa vaccinali? L'accordo Perché il è problema con i è il medici, personale. è il maggior problema, insomma, oltre agli spazi che li abbiamo trovati, è il personale. Il personale è quello dei medici di medicina generale, quindi le cooperative che già si stanno attivando e che poi saranno incardinate a pieno regime proprio con un'azione massiva che durerà anche i sabati, le domeniche, e come avete capito anche dai principi nazionali, ampliando il più possibile l'orario e la modalità e la platea anche dei vaccinanti. Quindi è rinfrancato il sindaco da questo incontro. Sì, molto, molto. Ecco, adesso resta solo l'incognita dei vaccini. Quando arriveranno, quanti ne arriveranno, ma questo, vabbè, avete già sentito le risposte del commissario straordinario. Andiamo al Palataurus. Grazie. Grazie, sindaco. Grazie.